Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale e nel mio piccolo laboratorio. Dopo quasi un anno dall'acquisto del tavolo in cristallo in cucina, si sono sganciati i supporti del vetro. Vi metto un video in sovraimpressione del problema. Ho comprato questa colla UV per fissare nuovamente i supporti al cristallo e con questa tavola di faggio andrò a realizzare una cornice sotto al vetro per bloccare ulteriori movimenti del vetro. Inizio a ritagliare gli stelli che mi occorreranno per la cornice. Li porto a misura e taglio gli angoli a 45 gradi. Recupero delle staffe a 90 gradi piatte e con la fresatrice creo lo scasso per gli incassi. Misuro la staffa e regolo la frisa. Creo uno scasso di mezzo millimetro più profondo di quanto rilevato. Sulla battuta della fresatrice mi segno il punto massimo della fresata da effettuare. Con uno scalpello rifinisco le fresate effettuate. Per rendere i giunti più resistenti inserisco anche dei lamelli, conosciuti anche come biscotti. Incollo il tutto e per tenere la posizione mi aiuto con delle morse angolari. Installo le staffe per dare ancora più resistenza ai giunti. Uniformo la superficie con una bella levigata. Effettuo le tracciature per le successive lavorazioni. Per bloccare i piedi del tavolo utilizzerò questi inserti filettati, mentre per bloccare il vetro creerò degli scassi nel quale inserirò i supporti metallici originali.
Con una fresa Forstner creo le sedi per nascondere i bulloni dei supporti del piano. E con una punta da 10 mm ricreo le sedi per gli inserti filettati. Svaso l'imboccatura dei fori per gli inserti e avvito questi ultimi a mano per avere più controllo sulla filettatura. Non avendo a disposizione una fresa Forstner da 50 mm, con una fresa a tazza per metallo di questa misura mi traccio la circonferenza controllando costantemente la profondità. Con un rifilatore manuale rimuovo il materiale all'interno del foro della fresa a tazza. Con un compasso traccio lo smusso che realizzerò con un tampone abrasivo. Una passata di impregnante e siamo pronti ad andare ad installare. Svito i supporti del cristallo anche se sono già scollati e sposto il piano di vetro. Avvito la cornice realizzata prima ai piedi del tavolo. Rimuovo la vecchia colla dai supporti aiutandomi con una pistola termica e con un taglierino. Poi levigo il tutto utilizzando carte abrasive di grana man mano più fine. Rimuovo la colla anche dal vetro e pulisco la zona dei supporti con dello smacchiatore Avio, che è un potente sgrassatore. Utilizzando carta gommata mi prendo dei riferimenti per l'installazione del vetro sulla cornice. Sgrasso anche i supporti rilavorati e li fisso in posizione sulla cornice.
Utilizzando il calibro di profondità, allineo tutti i supporti del vetro. Applico la colla UV che si presenta sotto forma di gel e posiziono il piano utilizzando i riferimenti presi in precedenza, cercando di far dilatare la goccia di colla UV posizionata al centro del supporto. Illumino la colla con la lampada uscita in dotazione e rimuovo il nastro di posizionamento. Eccoci amici, anche per questo sabato il progetto è concluso. Spero che anche questa realizzazione vi sia piaciuta. In descrizione vi lascerò tutti i materiali e gli utensili che mi avete visto utilizzare. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi per darmi modo di mostrarvi altri progetti come questo. Ci vediamo sabato prossimo. Ciao!